regina! Iniziamo! Ben ritornati a Rebus Questioni di Conoscenza. Ci stiamo chiedendo quale scopo possano avere le scie chimiche. Quale scopo possa avere il progetto clandestino di rilasciare indebitamente nei nostri cieli composizioni chimiche di cui non c'è dato né sapere né capire quale possa essere l'effetto sulla nostra salute. Io so qual è l'effetto della cocaina su di te. Un enorme alone di mistero. Perché le tante domande poste. E marcia no. È ancora oggi una malattia, così la definisce. Scusate, sono stato lento. Perché la medicina, per ora. No, la malattia. Vabbè, è malattia. Ci siamo. Vado. La totale origine ad ansie. La dottoressa Hildegard Steininger lavora negli Stati Uniti, è una patologa, una delle più coraggiose professioniste nel ramo delle patologie, assieme al dottor Castle e al dottor Larry Ho, che si sta a occupare questi elementi che fuoriescono dalle ferite dei malati di Morgellons. E ha potuto rigonfiamento di persona che questi elementi questo andava bene in natura e non esistono vai giù vista, così paparazzi ci venisse fuori un filo di nylon vai io qua stavo pensando che fosse filamentoso di quella ufologica però è oggettiva nel senso che ci sono una serie di molto bene ragazzi, io volevo dire una sola cosa. Così ho una domanda da porgere al nostro amicone. Una domanda da porci. Sì, la domanda è la seguente. Se loro dicono che sono delle nanoparticelle artificiali, come fanno a riprodursi, visto che non sono biologici ma sono cose artificiali? Perché gliel'ha fatta Stark Industries. Chi era Stark? Sono le stesse che usa Iron Man per farsi l'armatura. Sono contento che ne parli perché non è niente, è solo un alloggio per nanoparticelle. Ora ci vediamo noi, il prossimo video che abbiamo trovato è un estratto di una puntata di Mistero che è andata in onda su Italia 1 qualche anno fa. Col grande Daniele Bossari. Il problema... Questa è la stessa che mi ricordo io. No, il problema è che questa puntata io l'ho vista. Ma anche io. Infatti questa puntata... Volevamo evitare anche di prenderla in realtà. Non è partito. Era un falso allarme. Una falsa partenza. Il potere di Bossari. Che cos'è quindi la sindrome di Morgellons? Abbiamo è una semplice infezione virale. Nanotecnologie umane insidiate. Nanotecnologie! Sembra una storia di fantascienza, eppure è un fenomeno vero e sta mandando in crisi i ricercatori di tutto il mondo. La sindrome di Morgellons è stata riconosciuta nel 2002 dalla biologa statunitense Mary Leitao, che ne ha coniato il nome sulla base di un morbo descritto nel 1600. Le caratteristiche principali della malattia sono delle lesioni cutanee caratterizzate... Ho rovinato un po' quello che è la pelle mia, con questi materiali strani, filamenti, pallini, vario colore, neri, marroni... Scusa, non è paziente! Con questi capelli molto strani, come puoi vedere. Ricordo che era carina. Questo era molto grande, questo però c'era uno strato plastico che si metteva appena sbagliato. Spiegami esattamente come è correlato il discorso delle scie chimiche con la sindrome di Morgellons. Queste scie rilasciano dei materiali, dei fili polimerici, carichi di metalli, virus modificati, come sembra capaci di legarsi col tuo DNA. RNA, per questo comunque spesso volte quando escono questi fili dalla pelle sono le medesime sostanze che dici rilasciate dagli altri. Allora io non sono un dottore in fisica, però a livello chimico sono niente. Con quale sigla è più conosciuto il polivinil cloruro? La cipolla. È il ciuffo dell'ombelico, ragazzi, è il ciuffo dell'ombelico. Sono molto con le mani e comunque anche davanti nel viso, mettendomi una crema, intanto me ne ritrovo tra le mani. Questo è il ciuffo. Silvia, però hai scoperto anche che
oltre alle scie chimiche, questa fuoriuscita di filamenti sintetici veniva provocata anche reagiva ad alcune sostanze. Sì, no, l'ho letto e poi l'ho provato. Beh, questa è la prova regina! No! La prova regina! La prova regina! Questo lo possiamo ripetere, non lo vedo anch'io proprio chiaramente occhio nudo. Non siamo aspetta prima c'era con la telecamera, non so come. Questo qua, forse se lo avviciniamo, non riusciamo. Allora, questo riusciamo a filmarlo, magari se sei d'accordo, come fai normalmente per studiarlo? Lo prendo con le pincette e lo metto su un vetrino. Allora lo prendiamo? Tu sai come fare meglio di me. No, questi sono i vetrini che usi tu per raccogliere le tue campioni. What are these things? You're moving? Ecco, questo quindi è quello, il filamento. Sì, in effetti l'abbiamo visto uscire dalla tua pelle. Ecco, stanno uscendo. Ma quindi questi filamenti nascono spontaneamente, continuano a crescere. Questo qui è un anno che ci lavoro comunque, ma puoi vedere anche la doccia. Tira il sapone. Sì, ma io ti ringrazio, abbiamo raccolto tutto il materiale. Adesso lo faremo analizzare in un laboratorio con degli esperti e poi se lo vorrai ti faremo sapere direttamente anche l'esito dei risultati. Se lo vorrai, c'è cosa sua e tu dici se lo vorrai, ma che cazzo? Non possiamo commentare. Ma Daniele, tu sai che si è fumato? Cioè adesso, male. Spagna di fumare. Allora, il video è finito. Direi che siamo soddisfatti perché sono rimasti solo tre sciottini che mi farò tecnicamente io. Quindi questo vabbè, facciamo uno. Non facciamo niente perché oggi sono proprio. Proprio cosa? Possiamo. Almeno io. Ah! Ok. Ma ne hai bevuti un sacco di già quattro, so. Tu sei problemi, là c'è la porta. Tu sei problemi, là c'è la porta. Tu sei hai problemi, là c'è la porta. Sei incazzato. Tu hai qualcosa da dire? Ma cioè non è che è molto chiaro questa cosa, cioè non c'è nulla di chiaro, però comunque è una cosa, cioè, brutta per chi dice di soffrire di questa cosa, perché non sanno effettivamente, cioè si sentono dire che è una cosa data dalle scie chimiche e tu c'è un medico che ti dice "Ah, non lo sappiamo, sono le scie chimiche". Tu che cosa devi pensare? Cioè che cosa devi pensare? Che non ne sanno un c***o. Cioè che è una scusa per mandarti a c***o. Cioè, che cos'altro c'è da dire? Poi, non lo so, veramente, non so che pensare. Posso? Una cosa vorrei dire, visto che lei ha detto questa cosa, io vorrei dire che l'ultima volta che io ho contattato un medico in Italia per dei problemi relativi a mia nonna, metterò un estratto di questa telefonata perché l'ho registrata e mi ha chiuso il telefono in faccia. Io ne so qualcosa. Ma ti ha chiuso il telefono in faccia? Sì, sì. E allora, praticamente ieri, l'altro giorno, quando è stato ieri mi pare, vedevo mia mamma che dava a mia nonna il Lexotan, che come lei ben sa è una benzodiazepina. Ma è un farmaco adatto per dormire questo? Non è adatto per dormire, questo farmaco serve solamente esclusivamente per migliorare il tono dell'umore per la... lo so, è un mio amico che fa il medico, mi ha detto che questo farmaco dà assuefazione, quindi... Mi ascolti, certo, sono chiare perché non riesco a comprenderle. Mi deve solamente ascoltare. Grazie a Dio questo in particolar modo dedica a questo medico di informarsi bene perché non dare nessun tipo di assoluzione. Ho capito. Questo è importante. Un farmaco rispetto a tutti gli altri ansiolitici non solo, che può essere preso senza grosse conseguenze del paziente. Il tipico farmaco che noi diamo veramente alle persone anziane preferisce con l'uso di tante compresse che può prendere. Quindi non è questo ovviamente che ci stai a problemi. Mi perdone se insi... Non posso dormire, non posso fare altro che dare qualcosa che potrebbe poi non andare a interferire con tutta la terapia, specialmente bronco-respiratori. Buona giornata, grazie di averlo sentito. Mi scusi, io non ho finito ancora. Mi perdoni? Pronto? Vorrei iniziare. Intanto, iniziamo da Daniele Bossari. Daniele Bossari è una persona che... Non riesco a sostenerti lo sguardo. Televisivamente, io ho sempre seguito, da programmi come Campioni. Alla Rai, da Daniele Bossari, come vorrei boxare. E faceva Mistero. Io seguivo Mistero principalmente per lui e per Adam Cadmon. Giusto. Ma non perché... No, lo so, anche a me piaceva. Capiamoci, non perché io credessi a quello che... Ma mi piaceva il modo in cui loro esponevano le situazioni, tipo il nano armato di Asha. Questa creatura terrificante è uno gnomo armato di ascia.
Anzi, scusate, l'ognomo armato di ascia. A me piaceva vederlo sempre, perché poi facevamo vedere quei video in bassissima qualità, fatti tipo con i primi tv-fonini della 3. Detto questo, ora io dico: porco di quel cane della miseria ladra. Bip, 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 bip. Ora io dico, stai facendo un video sulla sindrome di Morgellons, chiamala come c***o ti pare. E la ragazza gli ha chiesto l'anonimato. Perché non gli copri la faccia tutto il tempo? Posso fare una cosa per fare figo? Adesso attivo l'anonimato. Ma all'ormone... Non gli è riuscito! Si è fatto male facendo così, cioè... Non gli è riuscito l'attivazione dell'anonimato. Neanche a me funziona l'anonimato! Abbiamo scoperto perché mi hai detto all'epoca. Mi sarà rotto il dito a vedere bossare. Come mi sarà rotto? Si vede che Thanos non c'era. Anonimato, onno. Lo stacchi, anonimato. Grazie. Per favore, grazie. E poi io mi spero, perché a questo punto io solo spero, non so cos'altro. Che il nome non sia quello. Che il nome non sia Silvia, perché se si chiama Silvia. Siete per... E qua ci vuole. Siete dei ritardati. Detto questo, volevo parlare delle cose che loro tirano fuori. Io volevo parlare prima delle ferite, poi tu parli delle cose che tirano fuori. Dimmi delle ferite. A me sembra un bruciatore di sigarette. O bruciatore di sigaretta o morsi di animali grattati. Come ce li avevi tu. Sì. Perché a me ha fatto lo stesso effetto. Identici, sono identici. A parte questo, voglio dire, i filamenti che loro dicono elastici, plastici, io tempo fa... gioco spastici? Sì. Tempo fa, lei se lo ricorda, ho tirato un pelo di barba... Che era leggermente piatto, scuro, te lo ricordi? E sembrava plasticoso. Avevi il tuo microscopio? No, purtroppo no. Quindi l'ho tirato con la pinzetta e l'ho guardato e ho detto, ma che c***o? Ma non è che mi sono detto, hanno rapito gli alieni, le scie chimiche. Un pelo cresciuto male, cresciuto a c***o di cane. Sì, però là dicono che sono anche di colori differenti. Ma anch'io ho la barba di due colori diversi. Blu e rosso. Ma anch'io ho la rossiccia. Barba rossiccia. Ma anch'io ho la rossiccia. Ma che c'entra? Scusami, tu non hai la barba, non puoi saperlo. No, ma lei lo sa perché ce l'ho io. Giusto. Anch'io ho mezza barba rossiccia. Quindi voglio dire, cioè, loro si basano sul nulla. Vabbè, ma sul nulla. Io vorrei dire una cosa sulle ricerche, perché loro perché nel video precedente hanno detto che molti ricercatori non se ne interessano e molti hanno fatto ricerche. Il problema è che le persone non capiscono che i fondi per le ricerche non vengono regalati. Tu devi fare una richiesta scrivendo pagine di documenti, work plan, budget. Tu non puoi proporre ricerca, quindi prendere dei soldi pubblici. Dall'oggi a domani. Per delle bruciature di sigarette e dei peli astratti. Anche perché, se tu le colleghi alle scie chimiche. Daniele Bossari, che droga ti sei fatto prima di fare questa intervista? Vabbè, ma lui era poco scettico, perché chiedeva domande, cioè la parte di quello scettico. Sì, ok, ma se tu sei scettico, gli fai domande e tutto il resto, ma fai un video del genere in cui non gli oscuri manco la faccia, porco di quel cane. Manco colpa sua. A una persona che ha chiesto... Ma non credo sia colpa di... No, la revisione del video per dire... La faccia mi vanno bene queste inquadrature, mi vanno bene questi primi piani, per me... Infatti, per lui, magari... Ho capito, ma sti cazzi, Daniele Bossari, se ci stai seguendo per qualche strano motivo... Sei invitato a fare un gimplotti con noi, anche da remoto. Speciale. Anche da remoto. Noi saremo felici, io sono un tuo fan da tempo. Perfetto, io vorrei di chiudere qua. Sì, per favore, perché sennò cerco di indirizzo di Daniele Bossari. Hai qualcosa da dire, ma solo tu, eh? No, più nulla da dire. Neanche io, perfetto. Ci vediamo con prossimi episodi. Chissà quale altra teoria del complotto facciamo. Chiudiamo subito, ciao! Daniele Bossari, ti aspetto!